aspettata che questa persona prende nei tuoi confronti. Quindi metti un like, condividi il video con i tuoi amici e attiva la campanella e vediamo quindi qual è questa decisione inaspettata che questa persona prende nei tuoi confronti. Quindi concentrati su una persona, pensa a una persona e partiamo. E quello che devi fare è intanto ricordo di abbonarvi, iscrivervi al canale, attivare la campanella, così riceverete le notifiche dei nuovi video. Se volete fare una donazione al canale, cliccate sul tastino col dollarino. Se volete abbonarvi, andate nella home page, tastino abbonati e potrete trovare, diciamo, usufruire dei vantaggi degli abbonamenti. Ma veniamo al tema. Quindi scegli o il Buddha, pensa a una persona e vediamo qualcosa di inaspettato. Questa persona sta decidendo qualcosa di nuovo per voi. Prima scelta il Buddha. Seconda scelta la piramide. Seconda scelta, la piramide. Inaspettato, questa persona sta decidendo qualcosa di nuovo per voi. Terza stesa, la stele. La stele. Buddha, piramide e stele. E quindi, inaspettato, questa persona sta decidendo qualcosa di nuovo per voi. E partiamo, salutiamo anche Ibisco. Partiamo con il Buddha. Mentre vi ricordo che se volete dare un sostegno al canale potete farlo cliccando sul tastino col dollarino e facendo una piccola donazione al canale per dare un sostegno, per dare il vostro sostegno al canale. Allora, vediamo. E comunque mettete un like, che un like non costa invece assolutamente niente. Quindi partiamo dal Buddha e vediamo, inaspettato, questa persona sta decidendo qualcosa di nuovo per voi. Vediamo cosa ci dice il Buddha. Chi ha scelto il Buddha? Ricordo che i tarocchi sono interattivi e quindi possono valere, diciamo, nel momento in cui vengono visti, non nel momento in cui vengono fatti. Vediamo cosa ci dicono i tarocchi. Vediamo cosa ci dicono i tarocchi. Inaspettato, questa persona sta decidendo qualcosa di nuovo per voi. Tagliamo le carte, scegliamo le prime tre carte. Allora, vediamo. Direi che, sono carte particolari perché abbiamo il sole e la luna. Il sole e la luna. Quindi questa persona è indecisa tra avere una relazione stabile e farvi le corna, fondamentalmente, perché vorrebbe da un lato creare una relazione di coppia, però probabilmente ha qualche coinvolgimento ancora con il passato, ma probabilmente alla fine propenderà nei vostri confronti, però tenete presente che c'è sempre quest'incubo, questa luna che aleggia sulle persone, quindi mettetevi il cuore in pace perché sarà una relazione comunque complicata. Sarà una relazione complicata. Quindi questo è un punto molto importante che dovete prendere in considerazione. Nel frattempo vi ricordo che se volete fare una donazione al canale potete farla cliccando sul tastino col dollarino anziché fare i barboni come al solito, oppure potrete abbonarvi al canale. Allora, vediamo invece di approfondire queste tematiche utilizzando i tarocchi di Marsiglia. Vediamo di utilizzare in più i tarocchi di Marsiglia. Vediamo che ci dicono i tarocchi di Marsiglia. Il tema è sempre inaspettato. Questa persona sta decidendo qualcosa di nuovo per voi. Quindi abbiamo visto con la prima stesa che c'è comunque una profonda indecisione da parte di questa persona perché non sa esattamente, diciamo, quello che deve decidere, anche se ha un buon giudizio nei vostri confronti. Vediamo di approfondire con i tarocchi di Marsiglia, che sono tra i tarocchi più antichi della tarologia francese. Beh, direi che
Insomma, è abbastanza chiaro. Quello che vuole fare questa persona con voi è questo. Quindi il suo obiettivo di inaspettato è quello che vuole fare questo. Quindi questa carta, che è l'asso di bastoni, va a esemplificare, diciamo, come vi vede questa persona, qual è il suo obiettivo reale nei vostri confronti. Ovviamente ci sarà qualche problema, diciamo, nel portare avanti la relazione e comunque anche il mondo, diciamo, rappresenta comunque un coronamento, insomma, quindi sta per immettere dentro una cosa nuova nei vostri confronti e vi vede, diciamo, da un certo punto di vista, probabilmente più trasgressivo, vuole mettere dentro, diciamo, nuove idee, vuole mettere dentro, mi tocco l'orecchio, nuove situazioni. Per vedere come potete andare, insomma, vediamo un attimino. Quindi non è che vuole costruire un amore nei vostri confronti, insomma, non gli frega più di tanto di costruire una relazione d'amore nei vostri confronti. Allora, vediamo un po' che tipo di persona è utilizzando le sibille di Lenormand. Ricordo che le sibille di Lenormand sono le sibille di questa astrologa che era anche l'astrologa di Napoleone Bonaparte prima. Sapete che Napoleone Bonaparte era una persona veramente, veramente, non dico, comunque interessata all'esoterismo, no? Si faceva sempre fare le letture delle carte prima delle battaglie, prima delle guerre. E vediamo quindi cosa ci dicono. Allora, questo è, fate attenzione perché non è che questa persona abbia poi nei vostri confronti, vuole solo scoparvi, diciamo detti in altri termini, perché abbiamo il 7 che, anche se vi racconterà diversamente, il 7 che è il serpente, ma il serpente rappresenta la falsità, il tradimento, la delusione, la gelosia, quindi la cupidigia, i vizi, le forze occulte, quindi una persona con grande magnetismo. Che però nei vostri confronti, certo, ha un buon giudizio nei vostri confronti, ma più che l'asso dei bastoni non vuole darvi, insomma. E poi abbiamo anche la frusta, quindi anche la frusta va un po' a confermare questo significato che è, diciamo, lo fa per noia, per malinconia, ma è una persona comunque traditrice. Quindi voi avete la possibilità però di seguire le indicazioni di una persona che potrebbe darvi dei giusti consigli, quindi fate riferimento, c'è un uomo nella vostra vita che è un uomo anche un po' magari di robusta costituzione, ma molto protettivo, tenero, onesto, che potrà darvi dei giusti consigli. Potrebbe essere una figura paterna, un mentore, una figura importante. Salutiamo anche Rossella e Smeralda. Quindi c'è una persona, quindi cercate di seguire i consigli di questo riferimento perché la persona che a voi interessa più che sesso non vi potrà dare. Tra l'altro, magari, siccome è anche una persona traditrice, potrebbe anche essere sposato o impegnato o avere una relazione e quindi, diciamo, nei vostri confronti, poi alla fine non è che ha tutta questa voglia di portare avanti un sodalizio, una relazione. Vediamo qualche consiglio per voi da parte dei tarocchi Zen di Osho. Salutiamo anche Mary per sempre. Mary per sempre, il famoso film, no? C'è un film, Mary per sempre. Vediamo cosa ci dicono i tarocchi, qualche suggerimento da parte dei tarocchi Zen. Nel frattempo ricordo a tutti di mettere un like che non costa niente. Se volete dare un sostegno al canale potete cliccare sul tastino col dollarino. Se volete abbonarvi, basta che andate nella home page, cliccate sul tastino abbonati. Allora, se voi vi impelagate in questa questione, non ne verrete più fuori, avrete la testa in confusione. Cercate di essere creativi e di seguire un po' il flusso, ma tenete presente che lasciate ogni speranza di relazione stabile o voi che entrate. A questa persona non interessa niente di avere una relazione stabile nei vostri confronti, non interessa niente, ma è l'asso di bastoni quello che vuole darvi. Bene, salutiamo anche Tug, è soltanto l'asso di bastoni.
Vediamo quindi la seconda stesa, che è la stesa della piramide. Vediamo la stesa della piramide. È inaspettato, questa persona sta decidendo qualcosa di nuovo per voi. Quindi, nel primo caso, abbiamo visto che questa persona sta decidendo di piantarvelo dentro e basta. Fondamentalmente, il concetto è quello. Vediamo la seconda stesa della piramide. Che cosa questa persona sta decidendo di nuovo per voi? Pensate a una persona e andiamo a vedere cosa ci dicono i tarocchi. Tagliamo, scegliamo le prime tre carte dei tarocchi, degli arcani maggiori dei tarocchi. Insomma, interessante anche questo, ci sarà un cambiamento, questa persona vuole fare un cambiamento, che non è detto che sia un cambiamento negativo perché è abbinata al mondo, porterà un cambiamento profondo nella relazione con voi, quindi poi pensate a che tipo di relazione, a che tipo di situazione avete con questa persona, comunque questa persona vorrà portare un cambiamento profondo nella relazione con voi, quindi un cambiamento significativo, un cambiamento molto profondo, ma di fatto non è che vorrà in qualche modo, diciamo, cambiare totalmente il tipo di relazione nei vostri confronti, però vuole un cambiamento significativo e ci sarà qualche problema. Cioè, è uscito anche in piedi l'appeso, quindi sono problemi tutto sommato superabili, quindi che non richiedono grossi impegni. Però tenete presente che comunque sono persone, è una persona che vorrà cambiare. Vediamo in che modo vorrà cambiare, perché questa relazione così com'è non gli piace più. Ma secondo me saranno cambiamenti positivi. Secondo me saranno cambiamenti positivi, che porteranno alla fine anche risultati positivi, tutto sommato, nella vostra vita. Quindi ci saranno, io credo, delle chance buone di poter, diciamo, vivere al meglio, insomma, alcune situazioni, per cui non dispererei più di tanto. Quindi tagliamo, vediamo cosa ci dicono i tarocchi. Cosa ci dicono i tarocchi di Marsiglia? Scegliamo le prime tre carte dei tarocchi di Marsiglia, vediamo quali sono le informazioni dei tarocchi di Marsiglia. Beh, direi che è positivo il diavolo. A me piace moltissimo la carta del diavolo, perché il diavolo è una carta molto complessa, che però dal mio punto di vista il diavolo rappresenta la libertà. Rappresenta, diciamo, la libertà, rappresenta il potere dell'uomo, fondamentalmente. Il diavolo è a favore dell'uomo, e questo è un punto molto importante. Quindi, una persona che va alla ricerca di una struttura, vorrà, diciamo, instabilire una relazione solida con voi e prendersi anche degli impegni. Quindi, è una personalità molto complessa, molto complicata. Che però il cambiamento, diciamo, è visto come voler consolidare un po' una relazione, come voler, diciamo, ottenere qualcosa di più da questo punto di vista. Quindi, secondo me, è una relazione che potrà dare dei significati importanti, potrà, diciamo, portare dei miglioramenti anche significativi nella vostra vita. Vediamo cosa ci dicono le Sibille di Lenormand per approfondire un attimino questo concetto con le Sibille di Lenormand. Quindi questo cambiamento porterà energia trasgressiva nella vostra vita fondamentalmente, ma anche però una solidità. Beh, è molto importante, sono venute fuori delle carte interessanti. Allora, la casa, numero 4, la casa rappresenta la solidità, la stabilità, quindi questa persona rappresenta anche la protezione, l'equilibrio, l'intimità, la famiglia, il sostegno. Quindi è una persona comunque affettuosa che vuole costruire qualcosa e ve lo dirà perché il 9 rappresenta il bouquet, no? Quindi un evento gioioso, un'armonia, un festeggiamento,
E insomma, un responso positivo comunque. Questa persona vuole comunque costruire qualcosa. Fate attenzione perché c'è la montagna che è un significato duplice. La montagna può rappresentare un'elevazione spirituale, ma anche ostacoli insormontabili. Quindi cercate voi di non fare diventare, di non, salutiamo anche Roxy, cercate anche voi di non accrescere il problema, non farlo diventare un ostacolo insormontabile, ma farlo diventare, fatelo diventare una, diciamo, un'elevazione spirituale, no? Quindi direi che su questo fronte le cose viaggiano abbastanza bene, secondo me, perché le chance le avete, le possibilità le avete, non ci sono tutto sommato grosse difficoltà da questo punto di vista, avete ottime chance di poter costruire, diciamo, anche qualcosa di significativo, qualcosa che possa portarvi anche dei risultati concreti e piacevoli, tutto sommato, nella vostra vita. Tagliamo e vediamo anche qua ancora dei consigli, dei suggerimenti da parte dei Tarocchi Zen. Allora, c'è una situazione, probabilmente vostra pregressa, che dovete togliervi dai piedi. Affinché questa situazione possa decollare, possa partire, dovete togliervi dai piedi questa situazione pregressa che non vi porta assolutamente bene. Quindi ci sono dei gravami da togliervi. Imparate a godervi la vita, a divertirvi e a diventare più ricettivi. Bene, detto questo, passiamo alla terza stesa, che è la stesa della stele, la stesa della stele. Inaspettato, questa persona sta decidendo qualcosa di nuovo per voi, inaspettato. Salutiamo anche Anna, Atena, cioè Anna, Atena, Atena. Allora, vediamo, vediamo. Mescoliamo le carte, mescoliamo le carte. E vediamo un po' che cosa ci dicono in questo caso le carte. Cosa ci dicono in questo caso le carte? Quali saranno le possibilità che avrete, diciamo, che cosa succederà? Quindi ricordiamo che la stesa è inaspettato. Questa persona sta decidendo qualcosa di nuovo per voi. Che decisione avrò preso? Cosa succederà? Allora, tagliamo e vediamo, scegliamo le prime tre carte. Allora, è uscito di nuovo il diavolo, di nuovo il diavolo, che ripeto, per me è una carta molto positiva, il diavolo. Quindi è una persona che vi vede un po' come. Allora, abbiamo il diavolo che rappresenta questa persona, noi poi abbiamo il matto e abbiamo una persona, diciamo, solida che sta alla sinistra, quindi rappresenta la persona, quindi lui è una persona solida, è una persona introspettiva e probabilmente vede a voi come una persona un po' con la testa tra le nuvole. Quindi il diavolo va alla ricerca invece di situazioni come dire più concrete. Ecco, quindi in questa situazione è una persona che vuole interagire con voi. Vi vede un po', come dire, un po' troppo con la testa tra le nuvole, poco concreti, un po' così che non ben determinati. Vediamo che cosa ci dice in più questa lettura, diciamo, dei tarocchi di Marsiglia. Tagliamo e scegliamo le prime tre carte dei tarocchi di Marsiglia. Allora, è uscita di nuovo la carta, è uscita di nuovo la carta del matto, quindi diciamo che allora, se volete portare avanti, diciamo, nel modo giusto questa persona, dovrete imparare a diventare più concreti, diciamo, no? Più, come dire, meno con la testa così tra le nuvole, perché questa persona è una persona solida, stabile, quindi tendenzialmente dovrete, diciamo, diventare persone più concrete, realizzatrici, programmatrici. Probabilmente vi vedo un po' come una persona un po' con la testa tra le nuvole che concretizza poco, fondamentalmente. Allora, vediamo invece qualche caratteristica in più
da parte, però non è che una relazione che può funzionare, però sicuramente può funzionare anche bene, ma dovete cercare di diventare persone un po' più solide, stabili, meno empiriche, diciamo. Allora, beh, direi che queste sono delle carte comunque importanti che sono uscite, che secondo me portano, allora, abbiamo il 13, che è il fanciullo, la fanciulla, che siete sempre un po' voi, secondo me, perché è molto collegata alle altre carte. Il fanciullo comunque rappresenta un buon inizio, però rappresenta anche un po' l'immaturità, quindi esperienze, diciamo, un po' di immaturità. Quindi poi abbiamo però il cuore, quindi significa che c'è un legame profondo, questa persona ha un legame profondo nei vostri confronti, un legame di cuore fondamentalmente. Il cuore rappresenta un'attenzione, sentimenti, affetti importanti, amore, incontro destinato a durare, insomma, una persona sensibile fondamentalmente, che vuole avere una relazione con voi. E poi c'è il 27, la lettera, che rappresenta, diciamo, una persona aperta, educata, che ama esprimersi. Quindi cercate di vivervi al meglio questa situazione, ma perdete un po', cioè cercate, secondo me, per far funzionare meglio la relazione, di definire degli obiettivi più concreti nella vostra vita. Non vivete, diciamo così, come dire, tanto per andare avanti in qualche modo. Salutiamo anche Giovanna. E vediamo quindi anche per questa stesa dei suggerimenti da parte per voi, da parte dei tarocchi Zen di Osho, che danno sempre dei suggerimenti interessanti, danno sempre dei suggerimenti importanti. Vediamo che ci dicono in questo caso i tarocchi Zen di Osho. Allora, abbiamo bene, fiducia, abbiate fiducia in voi stessi. Sperimentate e datevi anche degli obiettivi precisi, degli obiettivi ben definiti, perché attraverso un obiettivo ben definito voi potrete raggiungere dei risultati. Il vostro problema, secondo le carte, è che siete troppo con la testa tra le nuvole, siete troppo in un mondo, diciamo, ideale delle idee, ma concretizzate poco. Quindi, mentre avete a che fare con una persona, il diavolo, diciamo in questo caso l'imperatore, persone che sono solide, stabili e che hanno anche una visione sia spirituale ma anche molto pragmatica. Quindi questo è un po' il messaggio, no, che proviene. Quindi diciamo che in tutte e tre le stese ci sono delle chance, delle possibilità. Ovviamente nella prima invece no, nella prima non funzionava assolutamente. Però nelle altre due, delle chance, delle possibilità ci sono. L'importante è mantenere la propria stabilità sempre, mantenere sempre la propria stabilità. E quindi vediamo. In questo caso mettete un like, condividete il video con i vostri amici, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e se volete fare una donazione al canale potete farla cliccando sul tastino col dollarino oppure sotto il video, tastino super grazie. Se volete abbonarvi, basta andare in home page, tastino abbonati.